Nelle puntate precedenti di The Rolling Gamers. Oggi siamo qui con la guida omnicomprensiva di Sante, l'angolo di Sante che ci parlerà di giochi di ruolo. Io sarò qui solo per fare sì con la testa e parlare di quello che non sapevo. Non c'è niente. Allora, l'ex arcana. Abbiamo due nuove ambientazioni, come ho detto prima, Italia e la Dacia e la Tracia, che sarebbero l'odierna Romania su per giù. Nei dettagli abbiamo spunti sulle ambientazioni, nuove regole, nuovi nemici, nuovi mostri, nuovi miti, perché l'ex arcana è il gioco, ve lo ricordo, ambientato nell'epoca romana, un'epoca romana che non è mai terminata, in cui c'è la magia, in cui infatti tu sei l'ex arcano, un custodes. C'era anche nella vera Roma la magia. D'accordo, sì, è la magica, infatti. Deriva da quello, no? Infatti, e in questa ucronia l'impero romano non crolla mai, però allo stesso tempo è sotto costante minaccia da mostri o entità magiche. Quindi, è l'unica, probabilmente a livello mondiale, se c'è, ecco, eccezioni fatte di questi nuovi Broken Compass, questi giochi qui, un gioco vecchio, perché degli anni 90, famosissimo, era questo. Il primo l'ex arcana. L'ex arcano 1.0, questo è il nuovo, il 2.0, chiamiamolo così, vendette tantissimo, ebbe un enorme successo, quindi. Vabbè, che l'ambientazione è figa, sì. Ad esempio abbiamo in Italia, questo fa parte anche dei diascoli, della nostra lore, in Italia, c'è cioè tutta l'ex arcana d'Italia, abbiamo tre avventure, Custodes che devono andare a fare un'avventura nelle Alpi innevate e poi finiscono nell'entroterra dell'Etruria, per quei tempi la Toscana era l'Etruria, poi l'antro della Sibilla, oh, questo è il che ha a che fare con noi, e finisce a Cuma, che immagino sia, se non mi sbaglio, in Campania, e poi fino alle porte dell'inferno nell'Averno, perché in effetti c'era il mito dell'Averno sì, era l'ingresso degli inferi. Non mi ricordo se tipo l'Averno era intorno al Tevere, non mi ricordo bene questa storia. Però, ecco, per farvi capire, no? Il divertimento. Comunque, magari è una zona d'Italia un po' alla Francavonia, una zona però seria. Un posto che dovevi vedere noi, ad esempio, la Sibilla, qui noi ci facciamo il Sibillare, una linea famosissima. Dove saremo presenti in questo? Bravissima, a settembre. Ed è il gioco di ruolo, lo possiamo ruolare. Bello, Un divertente. gioco di ruolo e posso ruolare gli altri? No, possiamo ruolare la Sibilla, insomma. Quello sì. Poi abbiamo Dacia e Tracia, stessa cosa, cito ad esempio che i sepolcri dorati e insanguinati di Scitia, quindi tu hai anche imperi perduti e tu come custode stai dentro stile Dungeons probabilmente e trovi cose e così. Con Dungeon Crawler, Yes. sicuramente. E ok, Brancalonia. Allora, l'impero randella ancora. Brancalonia, cos'è Brancalonia? Che Il magari non randello conosci. colpisce, l'impero colpisce Dice ancora, ancora. bravissima, citazione da quella, Fazione. infatti. Brancalonia è un po' tipo l'ex arcana, solo è più spaghetti western, loro lo definiscono sempre così, nel senso che è una versione dell'Italia alla Bud Spencer e Terence Hill. Esatto, sì, molto più Sì, caciarona. quel film con Attila. Ma tu come ti chiami? Ottolo! Come? Ottolo! Come? Ah, Ottolo! Che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Famoso. Flagello di Dio. quello, cioè. Collego a Badantuono. Il vecchio è Esattamente quello, quello. sì. E poi, se non lo conoscete, venite ai nostri eventi che noi abbiamo master che fanno Brancaloni. Io ci giocherò prossimamente, speriamo anche più di uno di noi perché siamo tutti interessantissimi, è un caciarone, è bello. Molto. E nell'impero randella ancora abbiamo nuovi background, nuovi giochi da bettola, ad esempio, Erano benissimo, fondamentali. tre nuove razze o barra classi archetipi, il Paraguli. Cioè, già, per esempio, Bregocca, che è il nostro Il Rolling nostro Games, no, è il perfetto, Paraguli, Paraguli. preciso, l'Arcimboldo e il Bianconiglio. Non so, Sicuramente è una no, citazione a Bianco, no, Matrix. Bianco, il Bieconiglio, Ah, ok. un Allora non è una citazione coniglio a bieco. Matrix. No, un approfondimento sull'impero, che immagino sia la lore del gioco, perché lì c'è un impero cattivo che è l'impero del Nord. Vabbè, non voglio spoilerare le cose. Esatto, anche perché non è che lo andremo a provare anche noi a breve, quindi. Nuovi nemici, mentre l'almanacco del Menagramo, l'altro manuale, è una collector contenente avventure e approfondimenti. La Divina Oh, Commedia. andiamo a. Allora, abbiamo i tre manuali che vi citavo prima, se vi guardate, Inferno, che è un artbook, quindi abbiamo
immagino tutte le tematiche mostruose, giorni infernali, sì, tutto quello, diciamo, i disegni sono bellissimi. Penso ci sarà anche solo l'inferno, giusto? Cioè, ci sono, sì, c'è cioè inferno. La, ah, sì, sì. No, l'artbook è solo inferno. Sì, riprende la Divina Commedia, ma solo la prima parte. Sì. E poi c'è il manuale dei giocatori, che è da Dante's Guide. In Disguide. Poi abbiamo Virgilio Untold Tales, che in italiano fa le avventure non dette. Non dette, sì, Virgilio, ok, ci sta, che è il manuale Dungeon Masters. E l'avventura da 1 al 20° livello. Ah, giusto, ve lo dico. Per l'ambientazione da 5.0. Di cosa? 5.0 di? Niente. 12 classi, anzi 12 archetipi, qui li chiama. 4 razze. Nel gioco e aggiustamente, giusto? La Divina Commedia. I boss finali di primo livello sono i 9 custodi infernali. Allora, la NIDCON del 2022. Ora, come sapete, la NID Games, vi ho citato altre case edifici, questi sono altri produttori. La NID Games, quella, diciamo così, quella summa, un po' la Mondadori, no? Editore dei libri. Vabbè, cioè, com'è? La NID Games, sì. E loro hanno fatto una paraculata, ma ci sta, perché hanno detto quest'anno le cose vanno un po' così, un po' d'anni che le cose vanno così, quindi non hanno dato proprio date certe, esce questo giorno qui. No, sono fatti un... un po' come gli sviluppatori di oggi, sì, no? Sì, c'è sì. Il Covid, oddio, tipo... neanche troppo, perché loro tendono a di tipo autunno 2022-2023. Quindi, no, non l'hanno fatto, questo l'hanno fatto, le uscite, hanno fatto quelle già disponibili, oppure hanno fatto in arrivo, quindi entro 2 settimane. Da adesso che siamo nei primi di aprile, oppure in stampa entro 2 mesi, Modena di solito, oppure in approvazione, in proof, magari alcuni di questi li vedremo a Modena, quelli in stampa quasi tutti, si spera, io lo spero, poi le approvazioni, quindi lo stanno approvando, in proof, in inglese si dice proof, proof, fase di creazione, correzione degli errori, di creazione degli errori era figo, in layout, impaginazione, in editing, revisione dei testi, più vado sotto e più significa che ci vorrà il tempo, in traduzione, in scrittura, auguri, e oh no, è bellissimo, l'hanno fatto anche la dicitura, oh no significa problemi. Ok. Problemi, non si sanno, non mi dà neanche loro, questo è come... sono le leggende. Sono messi queste sì. Label. Sì. Non ti danno il giorno, però ti dicono, capito? E partiamo, allora. Pezzo forte, già subito. Allora, loro sono nati come realtà italiana nel 2015-2016, non mi ricordo, il primo gioco di ruolo comunque che portarono era Seven Sea. Enorme gioco di ruolo. Purtroppo per noi sì, perché l'abbiamo scoperto adesso. Esatto. Se partiamo dall'inizio, sono una caterva di volumi. E per Seven Sea uscirà Società Segrete, in editing, quindi in revisione di testi, quindi ancora ci vorrà un, ci vorrà un pochetto, però entro l'anno esce. Ah, io vi cito tutte le uscite, ok, ma ci sono anche delle novità che vi lascio a fine video. Cthulhu, Cthulhu, che bellissimo. Che io volevo prenderlo, però a che parte devi tagliare la vita. Cthulhu Cacciarone, però. Sì, sì, sì. Seconda guerra mondiale con Cthulhu Cacciarone. Cioè, allora, i nazisti sono i cattivi più belli, forse tra 10 anni i russi saranno i cattivi più belli, però per ora i cattivi più belli sono i nazisti. E quelli circondati più da folklore. Sì, sì. E pensate che bello massacrare i nazisti, ma vuole addirittura con la Michael che sono potenziati da Cthulhu. Esatto. Aspetta, detto già tutto. In arrivo, ovvero entro 2 settimane, entro aprile, ma entro il mese di aprile, arriva una cadavra di Cthulhu. Sono l'equivalente dell'Hydra, praticamente. Esatto, l'Hydra della Marvel, esattamente, solo che più piovere. Più piovere, perché sono il gioco di ruolo, e me l'hanno detto tutti. Perché l'ho sentito un po' anche guardando su Twitch, è proprio divertimento, è proprio guerra mondiale, però ci vogliamo divertire, sì. E vogliamo ammazzare i nazisti nel peggior modo possibile, quindi vuoi dire di questi cosa escono? Di questi uscirà la guida del giocatore e guida del game master, che sono entrambi in arrivo, strumenti del game master anche questi in arrivo, set di dadi 2d20 più 4d6, sole nero, Blaurer Crystal, immagino sia la colorazione, sì. Poi tomo dell'Esarca del Sole Nero, edizione da collezione, che è in stampa. Sì, questo quindi gli arriva un po' più tardi. Anche se qui leggo che ha subito un ritardo di produzione, arriverà successivamente a quello che ho detto prima. È praticamente tipo non Bibbia, però non in pelle nera, capito? Ah, mi stai dicendo che è come la versione dei manuali base di Dungeons and Dragons con le copertine fighe che in Italia è uscita. Come quella, sì, giusto? Quella. Vai. Allora, sì,
È simpatico. Campfire, Campfire, di Roberto Recchioni, tra l'altro. Se non mi sbaglio, è quello che è fumettista famoso, ma però pure un sacco di cavolate, non ne so sicuro, però. Action Lucca. I Campfire di Lucca, vi dovrebbe ricordare anche questo, facevano quella cosa, non so se la fanno più. Manuale base in scrittura, infatti che è un nuovo gioco di ruolo. Se siete interessati, purtroppo non so dirvi di più, perché più non so. E perché se no facciamo notte. Poi, Cthulhu Confidential, molto bello questo, manuale base uscito. Allora, Cthulhu Confidential è... naturalmente, tematica Cthulhu. Che va forte, devo dire. Abbaccia, sì, va forte. Però è uno dei pochissimi giochi di ruolo per due giocatori. Uno fa il master e uno gioca. E uno fa Cthulhu. No, è per dirvi, molto sul noir, ambientazione tipo New York, ha più ambientazione New York, Londra, se non mi sbaglio, diverse epoche. Un po' investigativo, un po' orrifico, gotico, cioè... Cthulhu. Ad esempio tu sei un investigatore, trovi un tizio morto e quello non è morto per cause naturali. Ecco, ma morto poco per cause naturali. Molto bello, anche perché è per due giocatori, ripeto, quindi magari siete in coppia, c'è la pandemia, no, non c'è più la pandemia, fortuna c'è la guerra adesso. E quindi, abbiamo... Ma perché il mondo è un bel posto. Abbiamo, ecco perché ci stanno i giochi di ruolo. Quindi manuale base è uscito. Sì. E poi abbiamo in editing La Nebbia Cremisi, un'avventura, e A una cima della Rivia, che è in traduzione. Entrambi sono dei PDF gratuiti. Bravissimo. Infatti, compiti, ma tu c'hai l'originale, è meglio. Io ho copiato. Sto palesemente leggendo. No? Poi, qui i polacchi hanno toppato. Cyberpunk Red. Allora, l'anno scorso Cyberpunk Red doveva fare boom, perché uscire il videogioco. Il videogioco, in perfetti, boom l'ha fatto. Si è suicidata, fatta la Kiri, e il gioco di ruolo sinceramente non ne ho sentito parlare tantissimo. Salutiamo CD Projekt Red che ci segue. Stiamo ancora aspettando la patch multiplayer. Loro sono stati paraculi perché hanno detto andate a merda, facciamo zitti, facciamo The Witcher. Infatti appena The Witcher la gente subito sono tutti dimenticati la merda. Però c'è il gioco di ruolo. C'è il gioco di ruolo che comunque è bella, a parte gli scherzi, è una delle colonne portanti, tra l'altro. Peccato che è stata un po' messa in disparte appunto per via del videogioco brutto che è uscito. E infatti è ristato, comunque è venduto. Il manuale base, poi abbiamo il datapack e l'interface, altri due manuali. Interface Red. Interface Red. Uno è Interface Red, è una raccolta di avventure, di approfondimenti, mentre il datapack sono delle schede del personaggio usa e getta, tra virgolette. Ne hai prendo un pack, dicendo che tu puoi usare e riusare. Beh, sono tutte e due in stampa. Poi, allora. Takashan! Penso si dica così anch'io. Allora, io no, mi sono poco interessato perché non l'ho intravisto, però non sembra male, è italiano tra l'altro, è uscito, si chiama Takashan, appunto, Antico Sangue, volume 1. Io ho letto che combina il fumetto a GDR, è un po' fumettoso con personaggi stile GDR. Ambientazione post-apocalittica col deserto, una roba tipo... Qual è quel film? L'ho detto in romano. Dune. No, quello è fantascienza. Post-apocalittico col deserto. Ma che è post-apocalittico? Quello è soap opera, quello è spesso visto. Morozacco del genere. No, è più a... è più quello con le macchine che corrono nel deserto. Ah, Mad Max. Bravissimo. Che bravo. Insomma, figo pure, per carità, ci può stare. Se siete interessati andatevelo a guardare, di più non so e quindi non mi espongo. Andiamo avanti, Dishonored. Bethesda. Sì. Ma bello, il primo bello, il secondo bellino, migliore del secondo, migliore del primo, però non ci ho giocato nessuno. Comunque, i quattro assassini. Vabbè, è vero, i quattro assassini. Andiamo a Bethesda. Il set 5 di 20 in arrivo. E lei ci segue. Sì, ci seguono tutte, no? Strumenti del Game Master in traduzione. C'è anche un set di dati di 5 detto, di 20. 5 di 20. Esatto, per 5. In arrivo, adesso ci siamo. Cioè, sarà il sistema loro, sì, immagino. Sì, sempre un di 20, però molto, molto probabilmente, anche se non ve lo dico, la maggior parte sono tutti di 20 system. No, la maggior parte è quello più standardizzato. Un po' più usato. Sì, più tranquillo anche a livello di meccanica, di bilanciamento. Poi, oh, questo l'abbiamo provato a Modena. Soldi che spenderò per me. Il film? È uscito il film, Sì, è uscito il film. Ha vinto gli Oscar? No, tu fai il riassunto del film. Ah, faccio il riassunto del film. E questo lo è il sorriso è importante. Quindi, se non avete capito, prima l'abbiamo citato Dune. Dune.
L'anno scorso ho sentito comunque che il manuale del giocatore ha venduto parecchio, anche il manuale del master, insomma, ha venduto. È bello come gioco, molto... anche le meccaniche. Mi devono piacere gli intrighi politici, sì, queste sì. cose. Mi deve piacere la spessore perché è meno dello spazio. Deve piacere Zendaya. Ti piace Zendaya, come ci fai? Ci sia, ce l'abbiamo qualcosa. E abbiamo. Allora, in mano alle base, edizione da collezione, in uscita. Limitata. Tutte quelle con la casa dei Harkonnen, degli Atreides, sotto figo, però costa troppo, quindi io mi sono preso quello normale. Harkonnen e Atreides vengono detti nel film. E poi c'è Corrinno. È la casa dell'imperatore. Che non ah, che però si vedono alcune cose. Quelli, no? Non spoileriamo, perché tanto il film l'ho spoilerato prima con la scena. Comunque faranno 2-2 e forse 2-3. 2-2? 2-2 fanno. Poi... abbiamo, sapete, no, che poi due dune si incontrano, no? Fanno una duna grossa, no, si guardano e dopo un po' fanno vabbè, speriamo che passi qualche duno. Ok, tra l'altro, perché questa cosa che arriva dal deserto al ghiaccio, fine della parte 2. How far can we get if we sail?